Sono Peppe Giorgini, del promotore Mogas di San Benedetto. Questo film che sto vedendo qui a San Delpidio è un film che io conosco benissimo, perché è quasi 2 anni che stiamo lottando per noi, per la nostra terra, per la nostra città, insomma, quindi conosco benissimo. Ma qui vorrei spiegarvi che cosa sta succedendo nelle Marche, perché qui non è un problema di San Benedetto o di San Delpidio a Mare, ma è un problema di tutte le Marche e di tutto, quasi tutto l'Abruzzo. È in atto un attacco di multinazionali estere, quasi tutte estere, straniere, la Gas de France, GDF Suez, che è una delle più grandi in Europa, pure più grandi dell'Eni, che praticamente sta attuando una politica di stoccaggi, badate bene, non solo di gas, perché il gas è il problema minore, ma c'è lo stoccaggio della CO2, dell'anidride carbonica. È stato proprio adesso approvato a febbraio 2012 una concessione di ricerca al largo di Senigallia enorme, quindi stoccano, prendono l'anidride carbonica, la immettono sottoterra come il gas praticamente. Quindi spiegarvi adesso tutto quello che so sul gas sarebbe, ci vorrebbe un mese, cercherò di essere molto succinto per farvi capire che cos'è un impianto di stoccaggio, in parole povere, perché io non sono ingegnere, sono fatto la terza media come magari molti di voi, quindi vi parlerò in parole semplici. Però quello che vi voglio far capire è che non è un problema di San Delpidio o San Benedetto, ma un problema, io adesso non vi farò vedere tutte le Marche, vi farò vedere solo esclusivamente Porto San Giorgio e Porto San Delpidio, ma ve ne una a Civitanova, da Cine fino a Riccione, e da Porto San Giorgio fino a San Benedetto, fino a Iesi, fino a Ancona, sono tutti impianti potenziali di stoccaggio di gas. Gas che non ne abbiamo assolutamente bisogno, e ve lo faremo vedere dopo, Diego vi spiegherà che di gas ne abbiamo talmente tanto che l'Eni negli ultimi 2 anni ha messo 1,5 miliardi di euro come penali in bilancio per gas non ritirato, perché il gas si opziona con un sistema che si chiama take or pay, quindi prendi o paghi, quindi tu il gas opzionato o lo prendi oppure lo paghi. E quindi a dimostrazione che il gas ce n'è tantissimo, l'Eni negli ultimi 2 bilanci ha messo 1,5 miliardi di euro di perdita, che noi paghiamo una parte col CIP 6 e una parte alla voce stoccaggio, non il 26%, sulle bollette del gas. Chiuso la parentesi, adesso passiamo a che cos'è un impianto di stoccaggio. Che cosa farebbero questi signori? Questi signori preleverebbero il gas dal gasdotto, da noi passa il gasdotto dalla SNAM, qui scusatemi, ma io, siccome ancora stiamo lottando da noi, io tutte le notti ho fatto le 3 per preparare, per leggermi tutta la via, perché siamo stati qui 2 settimane fa, quindi non ho potuto andare fino in fondo nei minimi particolari, però vi farò capire che cos'è un impianto di stoccaggio per quello che ho potuto vedere. Che cosa farebbero questi signori? Questi signori prenderebbero il gas dal metanodotto d'estate, lo preleverebbero, lo inietterebbero a 190 bar di potenza sotto terra. Teniamo conto che dopo ve lo farò vedere, qui ci sono, a differenza di San Benedetto, solo 2 pozzi, un pozzo che era già esistente dove avevano estratto del gas e un altro pozzo dove lo scaveranno. Il complotto di cui vi parlavo prima, che è nato nelle Marche, riguarda non solo il gas, perché io, studiante, certi articoli che leggevo su giornali specializzati non convenzionali, avevo letto che il deposito di San Benedetto era per loro strategico, per la Gas Plus, ma non riuscivo a capire il perché, che cosa intendessero strategico. Tant'è vero che, caso unico nei 600 impianti di stoccaggio che esistono al mondo, a San Benedetto hanno messo tutti i motori elettrici anziché a metano. Ma dico, com'è possibile? Motori elettrici, pensate, che consumano in un anno 85 milioni di kilowattora,
quindi una cosa spropositata. Ho visto questi Sant'Epi del Mare, anche qui hanno messo i motori elettrici, e questo viene ricollegato al fatto che vogliono realizzare un elettrodotto che parte da Fano e arriva fino a Teramo, il secondo elettrodotto, poi magari Adriano è più esperto che ne spiegherà, che è collegato a questo fatto dei motori elettrici, perché è vero che i motori elettrici non inquinano, però consumano tantissimo, quindi non vediamo se il gioco vale la candela. Quindi questi prelevano dal metanodotto il gas, lo iniettano d'estate, quando il gas chiaramente costa di meno, e da settembre in poi lo riestraggono, lo purificano e decomprimono. Da noi c'era da prima una caldaia d'olio diatermico per ripulire, quindi era un altro sistema che era, si chiama setacci molecolari, che ripuliva questo gas, perché il gas quando viene riestratto praticamente c'ha su altri gas, altri componenti che non sono buoni per essere messi in rete, e quindi una parte di questo gas estratto va a finire a una torcia che li brucia nell'aria. Quindi di solito la composizione del gas immesso è pura per il 99%, quando è riestratto va da una purezza dal 90 al 92, 93, 95%. Quindi queste torce che voi vedete, che rimarranno sempre accese quando sarà in funzione la decompressione e anche l'immissione, perché oltre ad essere una torcia che serve per sicurezza, serve per bruciare le compressioni, gli sbalzi di compressione che si verificano in tutto l'impianto. Poi c'è la candela blue down, che quella è un'altra cosa. Quindi che cosa fanno questi? Fanno un'operazione finanziaria, prendono il gas che costa poco, lo iniettano sotto e poi d'inverno lo tirano fuori e lo rimettono nel gas. Basta, non fanno nient'altro che questo. Questa cosa provoca tantissimi problemi. Io, per carità, di un libro che voglio allarmare qualcuno, io vi spiego quello che scrivono loro, io vi dico le cose che scrivono sulla DIA o sul rapporto preliminare di sicurezza, quindi non tolgo niente, non ci metto niente. I problemi di un impianto di stoccaggio sono tantissimi, li farò vedere dopo sul PowerPoint. Oltre all'enorme quantità di scarti, di rifiuti che crea, perché qui da voi è agricolo, quindi c'è bisogno di tantissima acqua, c'è bisogno per ripulire questo metano, c'è bisogno di tantissima acqua, e quindi si crea, addirittura qui ci sono delle vasche che da noi non ci sono, che si chiamano vasche IMOF, dove praticamente sono delle vasche interrate dove tutti questi liquidi vanno dentro, e poi mano a mano il pesante si apposa sotto e sopra rimane l'acqua. Questi sono tutti rifiuti speciali che devono essere bonificati, portati via con l'autobotti, e quindi poi esistono aziende apposta, ditte apposta che li bonificano. Da noi non è successo questo, perché noi abbiamo denunciato l'Adriatica Idrocarburi. Che cosa faceva? Si era messa d'accordo con il CIP, lo possiamo dire, con la CIP, e che gli aveva dato il permesso di scaricare dentro le fogne tutta questa roba. Quindi abbiamo passato dei momenti d'estate tremende. Quindi il problema è gli scarti, il problema è il rumore, sia in fase di perforazione, sia in fase di esercizio. Vi farò vedere le tabelle che danno loro, non è che me le invento io. Quindi col rumore ci si dovrà convivere, perché qui stiamo parlando che in fase di perforazione si arriva a 114 dBA. Cioè, una discoteca produce all'aperto 105, 104 dBA. E in fase di esercizio, quindi sia di iniezione che di erogazione, il rumore arriva a 103,8 sempre. Quindi io abito in una zona piana, dove poi c'è l'autostrada, qui da voi l'eco secondo me dovrebbe propagare molto questo rumore. Il terzo è il problema che il gas immesso sottoterra a pressione può creare dei problemi. Adesso sono un geologo, peccato che questa sera il nostro geologo non è potuto venire, quindi magari la prossima volta vi spiegherà meglio. Comunque c'è problema di subsidenza, quindi di abbassamento del terreno,
E il problema più grande è la migrazione del gas in superficie. Nel caso vostro, vorrei dire che è meno preoccupante questo fatto qui, perché sembrerebbe che il serbatoio, non abbiamo i dati geologici, perché il nostro geologo non ha potuto vedere, noi non sappiamo quali sono i confini del reservoir. Il reservoir sarebbe il serbatoio, dove serbatoio per modo di dire, perché il serbatoio in effetti non è un serbatoio convenzionale. Voi immaginate un pugno di sabbia asciutto e bagnato. Su quella sabbia bagnata vedete l'acqua, ma in effetti l'acqua non c'è. Lo stesso concetto è per il gas. Il gas viene assorbito da delle rocce e quindi poi per livello di pressione risale in superficie. E quindi che cosa succede? Che questo impianto di stoccaggio, sembrerebbe che qui da voi sopra al reservoir ci sia solo terra, non ci siano abitazioni, perché dov'è il problema? Il problema è che questo gas, con diciamo le rotture che ha il terreno normale, nessun reservoir è integro, potrebbero ritornare in superficie. La scienza ci dice che questo non è se succede, ma quando succede. Il problema di San Benedetto noi è enormemente più grande, perché il reservoir è proprio sotto la città. Questo potrebbe riguardare successivamente Porto San Giorgio e Porto San Delpidio, perché come vedrete adesso c'è il serbatoio proprio sotto la città. Che cosa succede? Questo gas potrebbe migrare in superficie, potrebbe, può, non si sa quando, il se è sicuro, non si sa quando, in uno scandinato, in una casa, in un albergo, in un asilo nido, riviene su questo gas, come accendi la luce, salti per aria. Questo è il problema più grave che può creare un impianto di stoccaggio, ma queste sono cose scientifiche, non è che vi voglio allarmare. Altri problemi, il rumore ve l'ho detto, altri problemi, io vado per quello che ho visto a San Benedetto. Il problema è le perdite fuggitive. Che cosa sono le perdite fuggitive? Adesso vi farò vedere un impianto. Che cos'è un impianto di stoccaggio? Io sono stato 2 anni fa a riprendere un impianto che era vicino a noi a Cupello, in provincia di Chieti, molto più grande di quello di qui di San Delpidio, quasi più del doppio di quello di San Benedetto, 1,3 miliardi di metri cubi, per farvi rendere conto che cosa significa un impianto di stoccaggio. Un impianto di stoccaggio ha una marea di tubazioni, di snodi, di giunture, di valvole. Queste valvole già da adesso sulla via danno una perdita dell'1,1% di metano non bruciato. Il metano non bruciato è un gas fortemente a effetto serra, 20-25 volte superiore al gas bruciato, e il fatto che questo gas sia aggiunto, perché quello che perde è aggiunto con il mercaptano è un componente chimico che viene aggiunto al gas normale, domestico, perché sennò il gas sarebbe inodore e quindi quando esce puzza. Queste perdite, man mano che l'impianto invecchia, saranno sempre di più e quindi la zona avrà quell'odore acre di metano, di mercaptano appunto, che è normale dove esiste un impianto di stoccaggio. Poi dipende dai venti, eccetera, eccetera. Qualcuno mi dirà, ma come mai il gas che parlava prima delle migrazioni dal sottosuolo, allora uno non lo sente quando accende la luce? No, perché il gas che perde dal reservoir, tutto il mercaptano viene trattenuto da rocce, componenti chimici, quindi quando migra in superficie il gas è inodore. Ecco perché io ho dei filmati che ho fatto vedere pochissimo, dove a Dallas, in California, saltano case come i fuochi d'artificio, per questo motivo, appunto perché il gas non si sente. Allora, dicevo, sono stato a Cupello e ho ripreso, con molto sforzo perché la sicurezza mi ha corso dietro in mezzo alla campagna, ho ripreso questo filmato. Adesso vi farò vedere cos'è un impianto di stoccaggio.
allora, questi sono i pozzi di estrazione, questa è la famosa torcia di cui vi parlavo, tenete conto che quando sono stata a riprendere la spendola in bianco perché era marzo. Questa è la candela, nel caso nostro la candela è alta 50 metri e la torcia è alta 30 metri, quindi questa è quella a 50 metri. Queste sono tutte le tubazioni di cui vi parlavo. Quelli sono i serbatoi di decompressione. E questi sono tutti gli snodi che perdono il metano fisiologicamente. Anche a Cupello c'erano delle case intorno, io quando sono stato una giornata intera, dal mattino alle 6 fino alla sera alle 8, perché non mi facevano riprendere, quelli dell'ENI, e non ho visto abitanti in giro e ho visto tutte le case disabitate praticamente, si vede anche qui che c'hanno tutte le serrandine abbassate. Immaginate chi mangia quell'uva, lì c'erano tutti i vigneti, lì era un posto isolato sopra le colline di Cupello, intorno non c'era niente di nulla. Questi serbatoi che vedete qui da voi, da noi c'hanno le vasche sopra, qui da voi c'hanno le vasche IMOF interrate a cielo aperto. Non so se ci sono problemi d'alluvione, noi abbiamo problemi d'alluvione, per questo gli abbiamo fatto le osservazioni che... ecco, guardate tutte le tubazioni che vedete... E questo è uno dei problemi. Questi invece sono i pozzi di immissione. Ecco, queste sono le glicole, come quelle, perché da noi sono acetati molecolari, un altro sistema. Queste qui sono le glicole. Questi qui verdi erano i motori a metano che si usava prima. Anche qui enormi, sono come una casa praticamente. Però chiaramente sia San Benedetto che qui da voi l'hanno messi elettrici. Quindi il problema dell'inquinamento per polveri è solo esclusivamente solo quando scavano i pozzi, le perdite fuggitive e la torcia per l'inquinamento ambientale. I motori sono enormi, prima erano, questi erano devastanti, questi a metano proprio... avevano delle emissioni di inquinanti da far paura. Come vedete tutte queste snodi, tubazioni, perdono fisiologicamente del metano, quindi la zona, a seconda del vento che tira, puzzerà di metano, no? E non c'è nulla da fare, non c'è possibilità, perché poi questi impianti vengono gestiti telematicamente. Sono successi incidenti che dentro la centrale non c'era nessuno, questo qui da voi è piccolo, però non è quello che potrebbe essere, cioè quello che è, ma quello che potrebbe essere. Adesso vi spiegherò il perché. Questo è un impianto di stoccaggio praticamente, chiaramente qui da voi è molto piccolo perché adesso vediamo la piantina. L'importante è capire con che cosa si ha a che fare. Il fatto che non vi abbiano detto niente, la stessa cosa è successa da noi, hanno tenuto tutto nascosto, fanno tutto di nascosto, come i ladri di polli, capito? Fanno tutto di nascosto, ma questo non è un problema della Gas Plus o dell'Edison, è di chi ci governa, la regione che dovrebbe avvertire i cittadini. Questi mettono gli annunci su Corriere della Sera, su Repubblica, a noi ci hanno messo la porta criminale di sicurezza il giorno della vigilia di Pasqua. Io perché mi ha telefonato uno di Porto Recanati, se no non l'avevo visto, chi il giorno prima di Pasqua non vado a comprare il Corriere della Sera. Fanno tutto di nascosto, qui da voi addirittura hanno avuto il nulla osta di fattibilità, che è l'atto conclusivo. Vedete dov'è il piano di stoccaggio? Niente, il vuoto proprio. Perché io non sono contro lo stoccaggio, ma deve essere fatto dove si fa in tutto il mondo, dove non dà fastidio alla popolazione, alla gente.
a 2 chilometri ci sono due città prettamente turistiche, cioè via San Giuseppe è abitata, quindi a 2 chilometri, cioè, è una zona abitata. Sì, sì, no, 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 certo, certo. A 500 metri ci sono persone, famiglie. Allora, questo è l'impianto che fanno vedere loro. La stessa cosa hanno fatto da noi. Noi quando ci hanno fatto vedere l'impianto, dico, ma che fanno? Un asilo nido. E invece, come avete visto, è ben diversa la cosa. L'asilo nido, eccolo, vedete, quello che si vede, sembra un asilo nido. Allora, guardate bene questa storia qui. Quel pezzo tratteggiato è il pezzo Palazzo Moroni, che faceva parte però di tutto un reservoir che prende praticamente Porto San Giorgio e Porto San Del Piglio. Allora, sì, ve lo fa, guardate bene, quello rigato è l'impianto di San Del Piglio al mare. Ecco, questo è tutto l'impianto originale. Che cosa hanno fatto questi furbi? Furbi questi qui. Siccome a San Benedetto non stanno passando e non basteranno, altri che forconi prenderemo a San Benedetto noi, forconi non basteranno. Allora hanno pensato, ma non questi dell'Edison, attenzione, questi dell'ARPAM, questi della Regione, non, perché l'Edison fa il lavoro suo, è un'azienda, se gli permettono di fare le cose le fa. Ma la regione che ci governa che dovrebbe tutelarci. Se questi prendevano tutto il reservoir, si ritrovavano la stessa situazione di San Benedetto, perché come vedete il serbatoio è sia a Porto San Giorgio che a Porto San Del Piglio. Dove finisce qui? Proprio Porto San Del Piglio, ne inizia un altro che arriva dopo Civitanova. Quindi non è che finisce qui, questo non è solo, questo è uno. Che cosa succede? Che questi una volta presi la concessione, quando ne vogliono, una volta che hanno la concessione, potranno fare quello che vogliono, faranno dei pozzi in orizzontale, perché adesso, prima li facevano da noi a 3.000 metri, qui mi pare che è 1.900-1.800 metri, potranno fare dei pozzi in orizzontale e arrivare dentro i serbatoi di Porto San Giorgio e Porto San Del Piglio, potrebbero farlo, perché una volta che ha avuto la concessione potrebbero fare tutto quello che vogliono. Noi l'abbiamo visto perché abbiamo combattuti l'Adriatica idrocarburi, aveva un pozzo a Monte Cretaccio, diciamo al sud di San Benedetto, non dove c'era una centrale, un'altra parte, e hanno fatto quello che si pare. L'abbiamo denunciato alla Procura Repubblica, c'è stata una causa, li hanno condannati come prima volta a delle spese pecuniarie e quindi se la sono cavata con poco. Oh, questa è un'altra cosa che strana, io vi ripeto, scusatemi, magari la prossima volta sarò più, ma leggere centinaia e migliaia di pagine non è semplice. Io pensate che quello, la via di San Benedetto era quasi 4.000 pagine, quindi io ho cercato di prendere le cose che più vi potevano interessare. Allora, quella rossa è la centrale che loro hanno messo come costruzione, però già hanno previsto un ampliamento di quello che dicevo io prima. L'alternativa 1 e l'alternativa 2 prevedono l'interessamento di aree contigue all'attuale pertinenza mineraria. La soluzione non interessa l'area di centrale, evitando interferenze con gli impianti esistenti. Cioè loro dicono, noi sul progetto abbiamo scritto questa centrale, ma già prevediamo l'ampliamento. Già prevedono quel blu e verde sono l'ampliamento della centrale. Oh, questa è una zona, proprio quella zona lì, vedete quel puntino centrale Moroni, che fa parte del PAR, del piano paesaggistico regionale, capito? Che e poi è anche di interesse archeologico. Non so come hanno fatto avere le autorizzazioni del Ministero dei Beni Culturali. Questo non riesco a capirlo io. E anche questa fa parte del PAR, vedete? Queste zone io ci venivo a giocare qui negli anni 80, perché giocavo con il Porto d'Ascolo, giocavo con la Cortese, quindi venivo qui a San Del Piglio e ci ho preso sempre le botte, poi facevo il portiere io. Le mazzate nere ci ho preso dentro a quello campo giù sotto, ma non mi ricordavo. Esatto. E quindi non mi ricordavo che queste zone fossero così belle. Io quando sono venuto su con la macchina, vi giuro davanti a Dio, non me li ricordavo, forse perché ero ragazzo, non ci avevo fatto caso, forse ho 59 anni,
ma sono dei posti bellissimi, bellissimi. Quindi lì c'è anche dal par adatta percettività visiva. Vedete che la centrale è proprio in mezzo, vedete quella virgoletta verde? Si vede? Eccola lì, è proprio in mezzo, la centrale è in mezzo. Poi devono fare una flow line per collegare la centrale ai pozzi, quindi devono scavare, adesso ve lo farò vedere, eccola qui, devono fare questo scavo largo 20 metri e devono fare questa tubatura per collegare i pozzi, il pozzo nuovo alla centrale. Vado veloce. Questa è la torre che vi dovete, come si dice in dialetto, sorbire per circa 2 anni e mezzo, 60 metri di altezza. Adesso vi farò vedere che cosa, questo è 60 metri, guardate vicino una casa, vi rendete conto che cos'è. Questo lo possiamo, sì, il cluster è 9.900 metri quadrati e la centrale è quasi 7.000. Allora, guardate le emissioni sonore quando faranno l'impianto di perforazione. Queste sono le cose che vi interessano. Allora, guardate ad esempio il motore drop drive, cioè quello che spinge, praticamente arriva a 107 dB, quindi è una cosa insomma pazzesca. Queste invece sono, purtroppo si vede piccolo, in fase di esercizio 103,8, quindi in fase di iniezione e derogazione, come da noi, dello stesso 104 dB, quindi sentiremo per 24 ore al giorno questo rumore di continuo che ci martellerà la testa. Attenzione, questo sia da noi che da voi deve andare in deroga, perché il sindaco sa che abbiamo dei limiti sia notturni che diurni. Da noi il sindaco ha detto che non darà mai le deroghe, non le darà mai, perché ha poche deroghe, a questi livelli non le darà, però una volta imbandiato la centrale non sa che cosa succede. La fase di lavoro, allora, il cluster dove perforeranno i pozzi durerà praticamente 180 giorni, 60 giorni in continuo 24 ore, 120 giorni solo diurno. La centrale 290 giorni, quasi tutto in diurno, e il flow line lo stesso, 150 giorni, tutto in diurno. Quindi solo quando scaveranno i pozzi sarà continuo 24 ore. Oh, questi sono gli inquinanti, però questi inquinanti non sono giusti, perché un pozzo, noi abbiamo fatto opposizione, voi purtroppo no, noi abbiamo fatto 2 volte le osservazioni, quindi gli abbiamo detto, perché questi hanno fatto dei progetti che farebbero ridere dei bambini, non dico di quinta elementare ma da terza media, l'hanno fatto tutto a comodo loro, cioè qua dico io le cose e deve stare bene così. In questo punto hanno fatto sia la via che il rapporto preliminare di sicurezza, noi abbiamo fatto le opposizioni e hanno fatto delle correzioni, cosa che qui da voi purtroppo non è successo. Gli inquinanti veri, io ho preso, questo è l'impianto di perforazione di un pozzo, è questo che è di San Benedetto, però non si vede chiaramente, si vede, se riesce a vedere di Diego, 42 tonnellate di NOx, 545 kg di polveri, 24 tonnellate di CMNVOC e 12 tonnellate di anidride carbonica del CO, quindi non sono quelle che dicono loro. Oh, è strano che l'azionizzazione regionale dà come fortemente inquinata la zona, se vedete il puntino rosso, dà fortemente inquinata, come la stessa storia di San Benedetto. Questa è un'azionizzazione fatta dalla Regione Marche sull'area ambientale, è una zona inquinata e ci vanno a fare una centrale di stoccaggio. Non solo questa, perché questo è l'inizio, il fine è Porto San Giorgio e San Del Piglio. Allora, la torcia, ve l'ho spiegato prima, vediamo se... ecco, questa è importante, della candela.
che dice che il numero 3 unità dedicate alle sfiate operative e quelle di emergenza per due processi. In particolare è prevista l'installazione di una candela fredda, di quello che vi stavo dicendo io, una torcia e il termodistruttore per gli sfiati delle operazioni di decompressione. Qui è una cosa che loro dicono che praticamente, come ha sempre detto, che l'impianto è pericoloso, difatti è ad alto rischio incidente catastrofico e quindi occorre la Seveso 2, che loro hanno già fatto. L'impianto oggetto è, che sarebbe questa, l'impianto oggetto presenta rapporto di sicurezza, un impianto nel quale non avvengono reazioni chimiche né sono stoccate con sostanze tossiche, ma avviene unicamente trasferito a compressione. Le problematiche di sicurezza di questi impianti sono quindi essenzialmente legate al rilascio di gas metano in pressione dovuto a rotture meccaniche di tubazioni e componenti e conseguente incendio di getto e di dispersione nell'ambiente. I pericoli chimici, questi sono tutte slide dell'Edison, è quello di incendio associato alla sua combustibilità, il prodotto riscaldato emette vapori che formato con l'aria miscela infiammabile ed esplosive, i vapori più pesanti dell'aria, eccetera, eccetera. Quindi lo dicono loro che non abbiamo ad alto rischio. Adesso vi faccio vedere una cosa importante che pochissimi hanno visto. Allora, questo fa parte della relazione finanziaria annuale della Stogit, che è del gruppo Eni, quindi che si rivolge agli azionisti. Attenzione, sotto c'è il link e quindi è tutta la relazione finanziaria della Stogit. Che cosa dice agli azionisti l'Eni? Dice: attenzione signori, noi quest'anno vi abbiamo dato, è andata bene pure quest'anno, non ci sono stati morti e vi abbiamo dato un utile, ma la gestione di un sistema di stoccaggio implica, questa è la cosa che dovete bene capire, che cosa dice l'Eni, che è una delle più grandi d'Europa. La gestione di un sistema di stoccaggio implica una serie di rischi di malfunzionamento e di imprevista interruzione di servizio, non dipendente dalla volontà di Stogit, quale quelli determinati da incidenti, guasti o malfunzionamento di apparecchiature e sistemi di controllo, minor resa di impianti ed eventi straordinari, quali esplosioni, incendi ed altri eventi simili che sfuggono al controllo di Stogit. In particolare, eventi straordinari nella realizzazione e o gestione dei pozzi, cosiddetti blowout, potrebbero essere causa di danni a persone eventualmente coinvolte, ovvero di danni rilevanti a cose o all'ambiente. Le eventuali interruzioni di servizio e gli obblighi di risarcimento causati da tali eventi potrebbero determinare riduzione dei ricavi o incremento dei costi. Adesso questa è l'ultima, è bella, e chiudo. Benché Stogit abbia stipulato specifici contratti di assicurazione a copertura di alcuni tra tali rischi, le relative coperture assicurative potrebbero risultare insufficienti per far fronte a tutte le perdite subite, agli obblighi di risarcimento e gli incrementi di spesa. Quindi dice: noi siamo un po' assicurati, ma se succede un incidente. L'ultima chicca che vi faccio vedere, poi chiudo, che dura un secondo. Che cosa? Questo è un documento riservato. Che come funziona l'impianto di stoccaggio visto dal satellite quando è in compressione col gas? Eccolo qui. Questo è stato ripreso dal satellite. Questo è un pezzetto di 5 cm e è stato ripreso dal satellite della NASA a Corte Maggiore in provincia di Milano. È un impianto della Stogit. Ecco come funziona il terreno con il gas sottocompresso. Questa curiosità, questo è unico, questo filmato, sotto vedete Corte Maggiore e questo ingrandito è il movimento del reservoir. Spero di essere stato chiaro, limpido, vi ringrazio, adesso passo la parola a Adriano May.